Preghiera di libertà. Si consiglia di recitare questa preghiera dopo aver ricevuto l'Eucaristia, per la presenza reale di Gesù, perché la presenza reale di Gesù porta pace e serenità nel cuore del credente ed egli si rende conto meglio che è Gesù il vincitore del male, non noi o la nostra recitazione della preghiera. La preghiera si rivolge a Dio e mai al maligno. Ha quindi le stesse caratteristiche della preghiera che ci ha insegnato Gesù, il Padre nostro. Tutti coloro che la vorranno recitare si ricordino sempre che ogni frase è stata costruita sulla Scrittura e quindi è parola di Dio, che ha la sua azione di purificazione e che rafforza la vita del credente. Ogni frase porta con sé quindi anche un rafforzamento della fede nell'amore infinito del nostro Dio. Iniziamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di libertà. Padre Celeste, tu sei il mio rifugio e la mia roccia di salvezza. Tu sei saldamente il controllo di tutto ciò che accade nella mia vita. Io sono il tuo servo e porto il tuo nome. Grazie per avermi donato l'elmo della salvezza. La mia identità nel tuo Figlio Gesù è sicura. Niente potrà mai separarmi dal tuo amore. Grazie perché perdoni i miei peccati e cancelli la mia colpa. Io indosso ora la tua corazza della giustizia. Spirito Santo, ricerca dentro di me e porta alla luce ogni strategia delle tenebre, che sia diretta contro di me. Io imbraccio lo scudo della fede per stare ben saldo nella parola di Dio che mi assicura che il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Perciò, Padre Santo, nel nome glorioso del tuo Figlio unigenito Gesù Cristo, per l'autorità che mi proviene dal mio battesimo, io rinuncio a ogni opera del maligno, di qualsiasi origine essa sia, occulta, medianica o di stregoneria, e con la fede che tu, Padre, mi hai donato, proclamo che ogni sua opera nella mia vita sia distrutta. Gesù, mio Signore e Salvatore, tu hai trionfato su di lui nel deserto, sulla croce e nel sepolcro, e con la tua gloriosa risurrezione lo hai vinto per sempre, sigillando così la sua fine e il suo destino. In te anch'io trionfo su di lui con la potenza del tuo santo nome, davanti al quale ogni ginocchio si pieghi nel cielo, in terra e sottoterra. Con la forza che mi proviene da te, o Signore, io resisto e mi oppongo a tutti gli sforzi del maligno di opprimermi, affliggermi o ingannarmi, e voglio lottare energicamente contro il suo sforzo di rubarmi la gioia e il frutto della mia salvezza. Con la potenza del tuo preziosissimo sangue versato per me sul Calvario, io ti chiedo di allontanare da me tutte le potenze delle tenebre che mi attaccano o che mi circondano, e di ordinare loro di andarsene adesso da me, dove tu, o Signore, vorrai, affinché non tornino mai più. Amen. Grazie, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricordo sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Grazie.